all'Aquila, dinanzi alla prefettura, un sit-in che si svolge in contemporanea a livello nazionale, promosso dall'USB, Unione Sindacale di Base, a tutela dei diritti dei lavoratori migranti. Dopo 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto Bellanova e dopo 4 dall'approvazione del decreto Lamorgese, per i promotori ci sono tantissimi lavoratori che hanno presentato da tempo la documentazione, che però al momento risultano irregolari. La legge del dicembre 2020, che permette la ripresentazione delle domande di permesso di soggiorno, rimane inapplicata. In base ad una sanatoria definita da loro una truffa, i lavoratori hanno versato la maggior parte di tasca loro i 600 euro spettanti ai datori di lavoro, ma non hanno ricevuto ad oggi alcuna chiamata dal Ministero degli Interni, lavoratori che operano in tanti diversi settori. Siamo qui oggi perché siamo qui in Abruzzo, davanti alla prefettura dell'Aquila, che aveva individuato che c'è più numero di migranti sul territorio questo, perché di giustizia. Giustizia in quel senso, noi siamo sentiti fregati dal governo italiano che 9 mesi fa ci ha chiesto dei soldi per sanare i lavori nero. E questi lavori nero hanno puntato i lavoratori badanti e i lavoratori braccianti. Lavoratori badanti e i lavoratori braccianti, quelle più deboli, perché sapendo è quella necessità in quel momento. Ma non sono, e siamo stati tutti contenti perché hanno visto le persone invisibili, più deboli, che vivono nel ghetto da tutte parti, anche i nostri migranti che si sfruttano dentro le case, che si superano dentro le case in tutti i rovavari, che possono sanare questo lavoro nero. E hanno chiesto dei soldi. I lavoratori, sapendo tutti quanti che nessuno è datore di lavoro per anticipare i soldi per assumerti, i lavoratori o si sono fatto prendere dal loro stipendio o hanno cacciato loro i soldi per prendere questo permesso di giorno. E siamo ancora 9 mesi in attesa che il governo non si chiamano, quelli che ci rispondono non c'è, non è preparato nessuno prefettura per ricevere per fare questo. Noi vogliamo questa giustizia perché noi possiamo stare a stesa. Siamo in un periodo molto debole, che sappiamo tutti che c'è il Covid. Noi abbiamo anche la tessera sanitaria per curarsi, per fare un tampone. E quelli noi siamo qui oggi perché di giustizia.